Finisce 1-1 al Caprarese di Spoltore tra padroni di casa e acqua e sapone. Gli azulgrana privi di Pompa, Evansia, Nardone, Grassi e Mussa vogliono tornare alla vittoria per cullare il sogno playoff. L'acqua e sapone di Cianfagna senza Marrone in panchina perché non ha meglio delle condizioni. Devono fare a meno di Di Biase con Antoni e De Fanis. La prima azione targata Spoltore, combinazione Farindolini Orta Sparvoli, conclusione deviata dal muro ospite. Al 35esimo palo clamoroso di Tiberi su cross di Penti, ma il fuoriquota spoltorese di testa incoccia il palo e poi la sfera finisce tra le mani di Palena. Si vede l'acqua e sapone al 42esimo con il piazzato di Vatavu, ma la sfera finisce sopra la traversa. Più vivace il secondo tempo, al secondo minuto ci prova subito Mottola, Palena nuovamente in calcio d'angolo. All'ottavo minuto la mossa vincente Donato Ronci mante in campo Sborgia e Palucci per Tiberi e Di Penti, ma sarà proprio il numero 20 a cambiare l'inerzia della gara. Parte tutto dai piedi di Orta al minuto 14esimo, sfera a Farindolini che mette in moto Sparvoli, cross al centro su cui interviene Sborgia e sigla l'1-0. Nuovamente il numero 20 Spoltorese vicino al raddoppio dopo 120 secondi. Minuto 18 Evangelista mette in moto Petitto, fin qui anonimo, ma viene anticipato da Calore. Al minuto 31 arriva il calcio di rigore per l'acqua e sapone. Valerio Di Cola della sezione di Avezzano giudica falloso l'intervento di Sichetti sul centravanti ospite. Lo stesso Petitto va dal dischetto e sigla l'1-1. Lo Spoltore sembra accusare il colpo e al minuto 37 errato rinvio di Calore, che serve inavvertitamente Petitto, conclusione di prima intenzione che questa volta il numero 1 Spoltorese blocca. Minuto 45, Evangelista già ammonito nella prima frazione di gioco, riceve il secondo giallo dal direttore di gara per questo intervento su Maggiore. Calcio di punizione per lo Spoltore, si incarica Zanetti che prova a beffare Palena, che invece risponde presente. Sarà questa l'ultima azione degna di nota. La gara termina dopo 4 minuti di recupero sull'1-1. Soddisfatto Cianfagna che prosegue la sua serie positiva, meno Donato Ronci che non vince oramai da 3 partite. Mister, un buon punto qui a Spoltore. Eravate passati in svantaggio, forse nel primo tempo avete osato poco. Dopo il gol avete alzato il baricentro e siete arrivati al pareggio. Sì, buon punto, due squadre che si sono affrontate a viso aperto. Ci sono stati dei momenti della partita nei quali si è fatto preferire lo Spoltore, in altri in cui siamo riusciti a esprimerci un pochino meglio noi. Credo tutto sommato sia giusto. Zona playoff è sempre lì, ci proverete fino alla fine? Sarò banale, noi proviamo a fare più punti possibili, poi andremo a tirare le somme. È ovvio che poi quando guardi il lato sinistro della classifica e non non quello destro, sei più propositivo e hai più stimoli, diciamo così. Donato Ronci, 1-1 contro l'acqua e sapone. Nel secondo tempo la mossa vincente era stato Sborgia, aveva cambiato letteralmente la partita, passato in vantaggio, siete andati vicino al 2-0 e poi è arrivato il rigore, avete pagato a caro prezzo. Guarda, noi oggi abbiamo fatto secondo me una gran bella partita contro una squadra che ha lavorato tantissimo nella fase di non possesso, tutti sotto la linea della palla, non era facile, abbiamo avuto una grande occasione nel primo tempo, palo interno, la palla va in mano al portiere invece di andare in porta, però abbiamo fatto secondo me qualitativamente un grande primo tempo. Secondo tempo abbiamo cambiato qualcosina e la squadra ha fatto una grandissima gara. Abbiamo fatto un grande gol, potevamo pizzicare la palla con Sparvoli, il secondo gol, non ci siamo riusciti e poi niente, poi possiamo perdere, non diciamo nulla. Io spero che abbia ragione l'arbitro. L'errore è stato da parte di Sighetti di dare la scusa all'arbitro e al giocatore di cadere, perché magari se rallenta, si ferma, probabilmente non succede niente. Mi dicono tutti i giocatori che erano intorno a lui che non era assolutamente rigore. Mi dispiace perché senza prendere un tiro in porta, forse credo, nell'arco di 90 minuti abbiamo pareggiato una partita.